Sono strafighi di Iran Chaotic Sound, ecco perché ho interrotto la loro musica in questo preciso istante. Bentornati bestiacci, è un piacere, un onore, nuova live, ma una live doppia, doppia Horror Night, con un baffo sbarazzino. Non so che cazzo c'ho un pezzo di baffo che torna dentro, aspetta che lo educo. Stasera, incredibile ma vero, facciamo un Horror Night doppia. In che senso? Adesso ti spiego. No, smettila di essere ipnotizzato dai miei movimenti, che simile a una mosca. In questo momento mi sto pulendo prima di buttarmi a pesce in una situazione di merda, ragazzi, perché effettivamente prima giochiamo a Zonomali e prima lo finiamo il gioco dove siamo dei cretini. Non c'è altro modo per rappresentare questa persona che decide di entrare dentro all'interno di uno zoo dove esistono queste anomalie, questi animali anomali molto inquietanti. E dobbiamo cercare di recuperare 20 chiavi per aprire il cancello di... Boh, non si sa, scopriremo insieme stasera che cazzo succede. Una volta finito, ci sono due titoli e voi dovete scegliere. Uno è un gioco sulle backrooms e l'altro è un gioco che si chiama... Aspetta che non mi ricordo perché c'è un nome abbastanza strano. Pslam. Slam. Aspetta, no, ma non sto scherzando. Guarda, ti faccio vedere come si chiama. Tu mi pigli per il culo, ma aspetta che intanto tolgo l'audio qua. Che sta succedendo? No, fermi, fermi. Guarda, è partita Alexa, perfetto. Guarda, si chiama Pslam. Vedi? Pslam. 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 Malaikum. Quindi bestiacce, dovete scegliere o questo o quell'altro. Quindi sostanzialmente questo sarà, ragazzi, la serata di stasera. Va bene, siete pronti? Pslam. Sì. Quoto per il secondo, Pslam, se non mi dici il titolo non so di cosa tu stia parlando, mi dispiace, dovete essere loquaci. Pslam, esatto, e si gode, esatto, però, tra l'altro, vi devo ricordare questo, avete notato? Ci siamo quasi, bestiace, ci siamo quasi all'esplorazione notturna, non vedo l'ora, quindi preparatevi, nuovi contenuti stanno arrivando, io ed il maestro ci butteremo, insieme al nostro Daxin, che ovviamente ci farà da guardia giurata, ci butteremo in quello che sarà l'esplorazione notturna di un luogo spaventosissimo, muniti di webcam, una GoPro puntata, messa in faccia da qualche parte, per dare quell'effetto POV ultra realistico, sostanzialmente esploreremo l'inesplorabile cercando l'ignoto, cercando i mostri, i demoni che abitano queste strutture abbandonate e forse questa struttura potrebbe essere un laboratorio segreto, non mica tanto segreto, però vabbè, comunque siateci, preparatevi perché si fa. Gli alieni no, ragazzi, gli alieni no, li abbiamo invitati, ma non sono molto, come dire, non sono molto socievoli, se ne stanno per le loro, non ho mai... poi ti guardano dall'alto verso il basso, lascia stare. Quindi, cos'altro volevo dire? Non mi ricordo più. Ah sì, niente, il nostro sponsor è Stan Gaming. Se volete il 90% di sconto con i giochi indie e AAA, trovate il nostro link, usate il nostro link, altrimenti perdete le dita dei piedi, e una dopo l'altra, è dolorosissimo tra l'altro. Quindi che stai aspettando? Fallo, 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 fallo. Buonasera, bentornati. Basta che non ci sono i manichini, ci saranno ovviamente. Shramble Power 92. Shramble? Shramble, Shramble, sì, Shramble, questa è la corretta pronuncia. Quando lo fate? Non ne ho idea, dobbiamo ancora arrivare al gol. Ci stiamo riuscendo, pian piano, un po' alla volta. Grazie, grazie, Excalibur, bestiaccia, Rotvalhalla. Tra l'altro, che altro c'è stasera? Jin Yuxi e Pupone 84, che bel nome, è così che chiamo il mio cane, Pupone. Dark Souls 02061981, chiamate il numero. Leila e Saverio, ma giusto, grazie, bestiace, grazie mille, Rotvalhalla. No, ma non vi sto salutando, dopo, stavo salutando i sub che si sono sabbati durante la sala d'attesa, che poveracci, non li cago mai, e non è giusto, e non è giusto. Però voi sub, vi ricordo che abbiamo Telegram, se volete andate lì potete vedere video inediti, lì potete chattare ovviamente con noi, e non solo, partecipare alle live insieme, giocare insieme a noi e vincere anche premi speciali come giochi e console. Giochi e console che sono un po' il pane quotidiano del gaming, così come il pane quotidiano del gaming è le news. Un attore sgargiante, Piranha, calmati, non iniziare, grazie mille, bestiaccia, ha regalato non so quante sub, ragazzi, ringraziate Piranha che è il nostro top donator. Aaron Taylor Johnson, ma non ve l'ho fatto vedere, eccolo qua, questo belloccio, colui che ha fatto ruoli come, ma chi cazzo lo sa, sinceramente, l'ho visto in tre film dimenticabilissimi, dovrebbe anche essere, se non erro, il cattivone di, esatto, proprio lui, a quanto pare vorrebbe, gradirebbe fare, piacerebbe, ecco, insomma, essere James Bond.
a noi non ci interessa. Però, sempre parlando di attori, questa volta per me un attore alla quale sono molto affezionato di serie A, anche se i film a quanto pare li hanno visti pochi, lui e io probabilmente, il nostro Jake Gyllenhaal potenzialmente potrebbe interpretare i ruoli del caro il nostro Bruce Wayne, sì, stavo per dire Bruce Banner, perdonatemi, ossia Batman. Incredibile, ragazzi, incredibile, un'altra versione di Batman, sì, un'altra versione di Batman, ma mi piace pensarlo come una sorta di unione tra Batman e Donnie Darko, sarebbe una figata devastante, una sorta di psicopatico fatto di benzodiazepine che se ne va in giro, il crimine, a lanciare queste stelle roteanti a forma di pipistrello contro il crimine, ce lo vedo un po' stanco, un po' sfatto, avete presente, no? Sì, che poi tra l'altro quello che sto dicendo è esattamente, sì, Donnie Batman, è esattamente il ruolo degli altri, come cazzo si chiama? Robert Pattinson, che ha interpretato Batman più o meno come è riuscito a farlo ed è venuto fuori. Il crimine verso tecnologia, sì, assolutamente. Fatto sta che comunque mi chiedo quanti cazzo di Batman vogliono fare alla DC. Non mi interessa. Altra news che potrebbe farvi scuotere le ginocchia, manco il cam, guardate un po', al cinema ritornano tutti gli Spider-Man. La Sony è impazzita, forse perché non ci sono esclusive Sony in questo periodo che devono uscire da qui a un anno, dice, sai che c'è, cicciamo fuori di nuovo i film, quindi venite nei nostri cinemi che vi regaliamo Tobey Maguire, cinquantenne ma con una tuta da trentenne, Tom Holland, che a questo punto non capisco bene come fai a far vedere i film di Tom Holland senza far vedere tutti gli altri film sui supereroi della Marvel, ma Disney. E poi abbiamo ovviamente il nostro Andrew Garfield, secondo me il migliore degli Spider-Man dal punto di vista proprio di Spider-Man, ma il più sottovalutato, perché beh, si chiama Andrea e l'attore di conseguenza ovviamente la gente non lo ama. Poi cos'altro volevo dirvi? Sì, che Jack Black è abbastanza sicuro che prenderà un Oscar per il suo ruolo di Steve in Minecraft. Secondo me si sovrastima un po' troppo. Però fermi, guardate le nuove immagini di Star Wars Acolyte, che sarebbe, non ne ho idea, guardate. Aberranti, esatto, sono qualcosa di osceno, anche perché sinceramente basta Star Wars, non interessa a nessuno. E con questa incredibile notizia che di videogioco in realtà non ha niente, no, c'è un'altra notizia, posso rivederle? Ormai è andata. C'è un'altra notizia, meglio prima, che cosa? Basta Star Wars, ormai ha fatto il suo tempo, basta. No, c'è un'altra notizia che devo farvi vedere, perché questa è importantissima, ragazzi. Guardate un po' il nuovo bundle di quello che potrebbe essere la serie su Fallout. La Bethesda ha avuto la brillante idea, dell'Xbox ha avuto la brillante idea di cavalcare la nuova serie di Fallout che sta per uscire su Amazon facendo una collector di Fallout. Guardate. Oh. Guardate. È un Vault, capito? Vault Boy. Ora, io mi sarei aspettato un Boy dentro questa cassaforte, invece dentro questa cassaforte c'è un Xbox Serie X. Guardate che meraviglia, tutto giallo, Madonna Santa Gesù, con questa console bianca, tutta stilizzata, con il simbolino. Fa cacare, ragazzi, però mi piace un sacco la cassaforte. Guardate che bella, la cassaforte è veramente figa, la console no. La console e iPad sono qualcosa di allucinante. Ma mi fa ridere, Fallout Fort Knox 33. Oh, posso essere onesto, fa cacare, ragazzi, non dovete dirlo ad alta voce. Allora, sinceramente, non mi piace lo stile che hanno utilizzato per ricoprire la serigrafia, insomma, della console e del pad, però la cassaforte di per sé è un oggettino inutile, perché ora immaginate, ora voi non sapete quante scatole io abbia delle collector sotto la mia scrivania. Un giorno vi farò una foto, voi non riditi, smetterete di seguire il canale. Ci sono migliaia di scatole sotto il mio culo, enormi, e di certo un'altra scatola che contiene una scatola di acciaio, che contiene una scatola di plastica, che contiene la tecnologia per far girare dei giochi, secondo me è un po' eccessivo. Però questa matriosca di puttanate potrebbe effettivamente portare a qualcosa. Per chi? Per nessuno, perché tanto faranno 5 di queste collector e le compreranno i retails, che le venderanno a 1000 euro a chi? A gente come, non so, Raiden e Player Inside, che ci spenderà 1000 milioni per poterla avere nella sua collezione. Fa bene? Sì, lo invidio, ovvio, bastardo. Esatto, sì, per le poste. Comunque detto ciò, concludiamo così il TGdino e poi i saluti e poi giochiamo e poi si va a nanna.
Ah, vita snella. Non so per quale motivo è arrivata in casa mia questa acqua. Non mi piace quanto Waterdrop. Ma è quella c'erano, quindi ho comprato quella. Buonasera Dino, che è successo? Fammi vedere, aspetta un attimo. Ah, che è successo? Non ho visto, fermi. Mi sono guardata la trilogia di Lo Hobbit e vorrei chiederti se ti piace di più Lo Hobbit o Signore degli Anelli. Ma che cazzo di domanda mi fai, minchia? È impossibile risponderti. Allora, ovviamente il Signore degli Anelli, però, sono affezionatissimo anche allo Hobbit. Ragazzi. E la storia d'amore tra un nano e un'elfa è arrapante. L'ho detto, finalmente qualcuno l'ha detto. Oh, ci siamo. Ora, detto ciò, attenzione, Emi Kyojiri, poi abbiamo Roro il Castoro, Matteo, incredibile, Red Riot, Official Davide, Lollo, il dipendente di zona, Rosadn, il Jackson, Call Me Keen, Sara, la Peachy, perdonami, Mara Boob, Kuruka, che bello, Kuruka, ti riempie proprio Kuruka. Rose, Ice, Giorgia, It's Salvo, Sukuna, poi abbiamo Guri, il nostro Daxin ovviamente, detto anche il Piripillo per gli amici, Trisch e Linox, Gamers Report, Mister Nessuno 1, poi abbiamo Goldrarius, Vastu, ok, Flaming Bag, Flaminia, però io leggo sempre Flaming, ormai mi dispiace, ti chiamo così, Black Souls, G-Hale, Salvo, Killer Gamer, non vedo più, e poi chi altro, qualcuno di nuovo, Bank Chassas, ciao a te bestia, c'è un piacere, un onore, benvenuto alla casa del signore, che non è mio, non il signore, non è mio ovviamente, la casa sì, cioè no, la occupo, però vabbè, l'avete capito. Allora ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle arance, io direi di far partire questa nuova serata goliardica insieme, quindi datemi il tempo giusto di eccoci qua, perché devo far andare 7 live differenti. No, minchia, scusatemi, datemi un attimo di tempo. Ma perché? Ma io devo sempre fare quel cazzo che... È allucinante. Andrea, fa schifo tutto ciò. Tu sai di cosa sto parlando? Io te lo dico, fa schifo tutto ciò. Io voglio fare le cose per bene, mi ero preparato prima e dopo invece, guarda, devo star qui. Ma tu dimmi, devi assettare, rifare, via, parti. Oh, dovremmo esserci, eccoci qua. Allora, bestiace, facciamo partire sto cazzo di gioco. Quindi partiamo con Zonomalies, io non mi ricordo nulla, ma non importa. Che belli gli occhiali che hai, pensa che a me fanno cagare. Sembro la fata madrina di Shrek, non mi piacciono. Bentornati. Eccoci. Non so se riesco a prendere la nota. No, non riesco. Non ce la faccio. Scusate, play. No, load game, per l'amor del cielo. Sono così kawaii. Il fuoco è l'unica redenzione. Bruciateli vivi. Porca vacca, iniziamo male. Perché sono qua? No. Allora, intanto l'audio. Il volume SFX volume è massimo. Già stiamo partendo malissimo. Allora, fatemi abbassare. Ma perché? Quale cazzo? Io non, sapete che tra questi volumi non so quale cazzo devo abbassare. Forse questo, credo. Apply. Bach. Grande compositore. Non mi sembra molto convinto. Il volume è altissimo, ragazzi. Che cazzo è? Pure le scimmie. Bene. Allora, però, noi dobbiamo... ci mancano 5 chiavi, ragazzi. Ci mancano 5 chiavi. Una è di là, l'altra è di là, l'altra è di là. Ok, più o meno in quella zona lì ce ne sono due. E basta. Quindi io dovrei essere performante, ragazzi. Quella è la mia via. Devo andare di là. Che sto aspettando? Il coraggio, ragazzi. Minchia. Ok, uno, due... Aspetta, spero che non ci siano altre bestialità. No. Oh! Attenzione. Lancio lungo. Olè. Porca puttana, vai a fare.
Oh, un po' di silenzio. Non c'è niente di più bello che calciare il pisello, che calciare il palo. Che è stato? Ma l'audio non va bene, ragazzi. L'audio di gioco non va bene. Non, ma che cazzo? No, no, è troppo alto. Mi sta spaccando i timpani. Ma che volume sono? Ma che volume sono, scusami? A 50? Perché 54? Mettilo a 50. Oh, molto meglio. Much better, però devo abbassare sto cazzo di volume. Quindi devo abbassare così, così è tantissimo. Back. Sì, ma capisci che non cambia un tuorlo? Vabbè, meglio di prima, eh. Allora, lì abbiamo il nostro obiettivo. Dino, poi vai nella foresta per un po', è pieno di cose. No. Perché è aperto qua? Perché è aperto qua? Qua ci siamo già stati? Mi sembra che ci siamo già stati qua. C'ho un po' d'ansia, eh. Ci siamo già stati? Che è sto suono? Gesù Arzillo! No, 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 no. Sto andando qua a 50 fps. Perché sì. Ci sono già stato, perfetto. Procediamo allora. Il mio obiettivo è di qua. E andiamo. Ci eravamo già stati. Devi spostare Monster Volume. No, Monster Volume lo lasciamo alto, così almeno, cioè, si parte il coccolò, nel senso. Se no che Horror Night è se non c'è l'audio. Ah no, dobbiamo fare sta cacata. Vabbè, aspetta, dai, facciamola, va. Togliamocela dalle palle. Permesso. Safe zone. Però sapete che mi sa che c'ha ragione. Che effettivamente se non abbasso il Monster Volume qua... Sì, no, mica, il resto del volume è... sì, devo abbassare il Monster Volume. Background Volume, sì, è questo qua. Questo lo ritiriamo su. Allora questo facciamo così. Apply. Ok, meglio, un po' più bilanciata la situazione. E fin qua ci siamo. Ho sbagliato, perfetto. Che è sto suono? Oh, ma va, chi c'è? Non puoi passare? Non puoi entrare, diceva Gandhi. Allora, aspetta, ma se io mi sparo qua in là... Urca troia! Partiamo bene. Allora, con calma. Con calma. Ok, non vedo, non vedo. L'odio sto gioco. Sono un pro, ma sono un pro. Cioè, sono tornato esattamente dove ero prima. Ragazzi, diciamo che non punto sull'intelligenza, ma la bellezza è il mio forte, quindi... Ecco. Vai, 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 ok. Ripiccioliciti. Agisci, cranciati. Perfetto, perfetto, perfetto. Ora, ho sbagliato strada? Mi stai dicendo che ho sbagliato strada? Non voglio più giocare. Quello si sposta. Come cazzo faccio a salire qua sopra? Non si può. Non si può idea sera. Ah, c'è un burro qua, mio. Come faccio, ragazzi? Dino, togli le sub, non si vedono le lampadine. Ma se sono qua sotto? Ah, ma sti cazzi per le lampadine. Ci sono le lampadine, sti cazzi. Peccato. Come uso il rumore di gioco come volume bianco per dormire? Sei un malato. No, aspetta. Ah, ho trovato la soluzione. Ho trovato la soluzione. Ho trovato la soluzione. Fermo? Perfetto. Ho vinto, ragazzi. Ho vinto, ho vinto. Ho vinto, fidati. Ok? Non voglio più giocare a sto gioco. Ma come cazzo dovrei... Com'è che si sale qua? Ah! Mi è un passaggio segreto. Che ho sgamato completamente... A cazzo? E che senso ha quello? Aspetta, eh. Aspetta, eh. Io vado di qua... Prendo il bulb. Perfetto, mio. Sparo di qua. Salgo di qua. Al massimo delle mie capacità. Questo è l'odore del fallimento. Mi piace. Lo uso come deodorante. No, devo... Sì, no, non lo so. Hai rotto! Calmi, calmi, calmi. Calmi. Senti il vento tra i capelli?
No, ma lo sento tra la mia folta e pelosa barba. Puoi dire lo stesso? Scusatemi, non volevo essere così aggressivo, ragazzi. Ma c'è questa sfida tra i belli. Allora, fermi. Non ho più lampadine. Attenzione, ecco qua, Bulba. Ciao, ciao, salve, salve, bentornati. Allora, devo volare. Ok. Stavolta ce la faccio, per forza di cose, è un calcolo matematico. Pick up a Bulb, eccoci qua, stiamo salendo. È un po' una metafora di vita. Salire, 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 faticare, faticare, faticare per ottenere niente, di fatto nulla. Non vedo un H. Ok, io credo che io debba adesso salire, credo di dovervi dare le mie scuse. Allora, di qua. Minchia. Olè. Buono. Spero di non rimanere senza Bulb. Eccoci qua. È la X. Vola. Che gioco del Meng. No, non c'ho voglia, ragazzi. Io non ho voglia. Non tutto da capo. Allora, io gli do altri 20 minuti a sto gioco di merda. Se non mi fa arrivare in cima, non mi fa prendere questa dannata chiave, mi butto sull'altro gioco horror che ho in serbo per voi, perché non ce la faccio già più. Sì, ragazzi, io sono uno molto arrendevole. Perché la domanda è... chi te lo fa fare? Ecco, utilizzate questo sistema un po' per la vita in generale. Rispondete a questa, prima di fare qualcosa, rispondete alla domanda chi te lo fa fare. Fidatevi, funziona. Ma è l'ultima? No, sono altre 5 le chiavi che dobbiamo prendere. Qua c'è la... Non vedo. Dove cazzo? Orco tu. Ho vinto. Ok. Ho vinto. Perfetto. Non vedo. È una merda sto sistema da quelle lampadine. È una merda. Oh, eccoci qua. Perfetto. Un altro bulb a mio favore. Ok, ciapo su questo. Carica. Buono. E abbiamo fatto passi da gigante, direi. Ora, per di qua. Saltiamo di qua. Olè. Ora, stavolta non devo sbagliare. Perché io dovrei... rimettermi qua, che mi rispara al piano di sopra. Oh Cristo Gesù. Fermi. Allora, con calma. Ho sbagliato qualcosa. Ma questo non significa che io non possa correggere. Se io facessi un salto e poi ne facessi un altro e nel mentre... ma vediamo se sparando di qua mi si abbassa quello. Ok, lo facciamo per ultimo questo, ragazzi. Lo facciamo per ultimo perché è noioso. Il platforming è noioso. Se c'è una dinamica rompicoglioni nei videogiochi è il momento platform. È una palla devastante. È noioso schiacciare sempre gli stessi tasti per saltare, sparare, saltare, risaltare, fermarti, aspettare, saltare. Mi sono rotto il cazzo. Bene, adesso dove devo andare? Lì abbiamo due obiettivi, com'è possibile? Qua ce n'è un altro, andiamo di qua, va. Vado. Non sono scarso, sono realista, ti ho letto comunque. Ah, sì, questo famoso obiettivo che non so come cazzo raggiungere. Ma di male in peggio. E questi sono quelli che non ho fatto perché non sono raggiungibili, tutto qua. Safe zone. Qua non so come cazzo arrivarci, ragazzi, il nostro obiettivo è lì. Mi sa che sono tutti livelli platform. Mi fa male. Fa male qui. Kimbo, per una gastrite, ragazzi. Non diffidate dal caffè, fidatevi. Non si può. A meno che io possa salire. Ma cioè, guarda che io potrei volendo, però non sono in grado. Perché? Perché non ho. E easy, dai prova. No, ragazzi, non c'è letteralmente modo di salire qua. Non c'è modo, guardate. Non c'è alcun sistema per salire. Quindi io mi sa che devo andare qua,
su quest'altra struttura e spararmi da quest'altra struttura verso di qua attraverso uno di questi trampolini. Perché sennò non c'è modo di salire. Esatto, perfetto, esatto, esatto. Facciamolo. Ma sì, tanto non abbiamo un cazzo da fare, giusto? Via. Veloce. Però il sistema delle X sembra non funzionare. Buono. Opla. Ok. Dammi il bulb. Bene, sono qua sopra per... Che ci faccio qua sopra adesso? Niente, contemplo. Ma porca troia. Però magari se posso saltare di là... Se riesco a saltare di là dovrebbe esserci là un altro di là. Vabbè, più o meno ragazzi, più o meno. E spara, 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 più o meno, spara, spara. Sto dicendo tutte parole che a TikTok non vanno bene. Non vedo, non vedo, non vedo. Ok, eccomi qua, ricarica. E adesso vola, baby. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, ok. Ok, ok. Ok, non so cosa io stia facendo. Vai, 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 vai. Ok, ok, vai. Fe, 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 fe. Allora, suppongo che mi debba sparare con staggeggio. Sì, 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 sì. C'è un altro lì? C'è un altro trampolino lì? C'è un altro trampolino lì. Allora, vado di là. Uno. Due. Olè. Vado. Perfetto, perfetto. Dammi la X2. No, dammi la X3. La X3? No, no, dammi la X2, per l'amor del cielo. No, dammi la X3! Ok. L'uomo gigante l'hai trovato? No, non l'ho trovato, ragazzi. Io non sto trovando la forza in me per andare avanti con sto gioco. Che è successo? Allora, questo lo facciamo per ultimo, dai. Questo lo facciamo per ultimo. Allora, questo qua no. Di qua. Volo. Mio. Vado. Volo. Di là. Di là. Di là. Povero Dino. No, tranquilli. Al massimo come penultimo. No, 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 ultimo, ultimo. Bene, 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 bene. Abbiamo il maggiordomo e i due. Tranquilli, tranquilli, so cosa fare. Non ho più, non ho più paura di niente. Non ho più paura di niente. Buonasera. Corri, corri, non ti girare. Cristo. No, no, no. Oh, merda. Però aspetta, perché teoricamente questo non dovrebbe in alcun modo attaccarmi. Oh, non posso salire, non posso salire. Calmi, calmi, calmi. Calmi, dalla padella alla barassa. Dov'è il mio obiettivo? Dov'è il mio obiettivo? Uno, due, di là. Ma non è... ma non ha senso. Guarda quante robe a schermo luminose. Sembra un gioco per rincoglioniti. E infatti il rincoglionito sovrano. Ma basta! Ma non hai altro da fare, vedo. Madonna, è molto vicino. È troppo vicino. Ah, sono due! Sono due! Calmi, calmi. Madonna! Sembra la mamma e papà al ricevimento di nozze. Run, boy. Non mi giro. Dov'è il mio obiettivo? Di là. Dovrei cantare una canzoncina Disney che potrebbe darmi una mano, tipo le principesse Disney. Avete presente? Che iniziano a cantare e poi hanno fiducia in loro. Ce la farò. Poi muoiono sbranati da uno squalo. Cioè, almeno così come spero io che finiscano le cose. Poi purtroppo non... Dove cazzo è? La luce? Dov'è la luce? Di qua. Dove sono? Perché sono? Dove cazzo sono? Ma quanti fari ci sono? Ma sto tornando indietro? Ma non ha senso. Che? Oh! Ma che vuoi? Ma noi due siamo amici, tu non mi hai mai fatto niente. Visto? Visto? Basta guardarlo negli occhi, ragazzi, si intimorisce. Dove cazzo? Allora, ok, l'obiettivo è qua. Che obiettivo è questo? Dino non lo finirai mai. No,
Inizio a pensarlo anch'io. Il gatto! Ma certo, il gatto! Oh, Cristo! Il gattone! Allora, ragazzi, io direi... Magari non riusciremo a finire il gioco, ma sicuramente quella del gatto la devo fare. No! Non è andata la pistola! Oddio! Oddio! Sei nato male, amico mio! Sei nato sottosopra! Vaffanculo! Ok, 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 ok. Carica, 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 carica. I gatti, eh? Il verso dei gatti, eh? Sparami, baby! Fammi volare! Iha! Porca troia! Ok. Ovviamente ogni riferimento a qualsiasi troia è del tutto casuale. Questa ce la stavamo facendo, quindi... Sparami ancora! Oh, perfetto, 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 perfetto. Ora devo andare di là. Perché l'obiettivo è là. L'obiettivo è là. Però se io... No, 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 no. Io devo salire qua sopra e poi buttarmi giù. Per farlo mi spingerò di là. Che quello mi spingerà di là. Non lo so. Non lo so, ragazzi. Vino cavalcali? No. Volo. Oh, no! No! Ma allora è un vizio! Oddio! No! 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 Calmi! Calmi! È enorme! Non mi attacca? Perché non mi attacca? È pacifico! Oh, oddio santo! No! Vabbè, mi sento quella lì in quei certi filmati. Mi sento un po' quella vittima. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Non vedo, 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 non vedo. Ho paura, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Ma come faccio se mi fa spawnare qua? Ma che cazzo vuoi? Ma cosa c'è così divertente? Ho la zip aperta? Non ho neanche i piedi, stavo per dire. È contagio! Contagio! Zii. No, il bulb! Mi serve. Dov'è il gatto? Shh. Ok, i gatti pestiferi sono lì. Ah, non mi guardare. Eccoli. I saw it. Credo che anche quello mi abbia visto. Merda, merda. Iniziano a muoversi. Ma non ha non spara l'arma, un'arma che non spara, che serve a fare scena, a fare scena. Oh, però perlomeno sono respawnato qui, quindi ne approfitto per prendermi un po' di bulb. Mio. Tanto non dovrebbero esserci i cari guardiani, giusto? No. Vero? Che suoni sento. Ok? Mi dia anche questo bulb, per favore, almeno siamo al massimo. È una pistola giocattolo, sì, una pistola gelato. Pistola gelato, l'arma ovviamente in ordinanza a tutti i gelatai. Ok, adesso io corro e giro. Madonna! Porca puttana vacca. Sparami! Oh! E va a vincere con stile.
Allora, stavolta però non mi devo lanciare come l'altra volta, perché lanciarsi di là non serve a niente. Quindi mi metto sull'ultima X, consapevole. Sta andando tutto male. Sta andando tutto male. Perché sono qua? Non ha senso. O forse sta andando estremamente bene, dipende dai punti di vista, ragazzi. Ok. Perfetto. Salva, giusto. Save the game. Yes. Però attenzione. Ah no, sì, giusto. Ci sta. Ok, eccoci qua. La prova finale. Forse hai trovato la via, ma. Insomma. Ok. Capisci? Capisci dove sta il problema? Questo perché c'è un limite nel cielo e io l'ho toccato. Ok? Perché è così che succede. Quando accarezzi le palle a Dio, lui non te lo permette. Guarda, perché mi sono impallato qua così adesso? Cioè, mi devo rifare tutto da capo? Capisci che non è giusto? Ah, allora funzioni. Ah, c'è un bulbo? Sì. Eccoci. Ora qui, anche qua, al massimo delle mie prestazioni. Ok. Vai al massimo. È il massimo? No, è un po' meno del massimo. È due! E non va bene! No. Come cazzo ho fatto, ragazzi? Guardate in che situazione mi ritrovo. Vabbè, possiamo correggerci. Vola! Minchia sì. Ok. Adesso. Però c'è lo stesso problema, perché da lì mi stavo sparando di qua. E una volta che mi sparo di qua, che cazzo dovrei fare, scusami? Perché quando sono in volo non posso spostarmi a destra o a sinistra. E va bene, salviamo, anche se salvare è completamente inutile dal momento in cui il respawn ci riporta da capo. Salta e basta? Ma fin là ci arrivo? Se mi fate sbagliare, è il vostro intento? Però se vado sul respawn, teoricamente, adesso dovremmo... Ok. Ah, le scimmie. Ma smettila, che nella catena evolutiva l'unica cosa che hai fatto è tirarti la cacca. Cos'è quello? Cos'è quella roba verde lì? Ah, un altro! È diverso. C'è qualcosa di diverso o sbaglio? Qui ci siamo mai stati? No, la giraffa qua non ci siamo mai... Caputtana. Ok, la giraffa dovrebbe essere buona, teoricamente. Qua non ci siamo mai stati. Ehi, questo è nuovo. Ci sono dei funghi. Che cazzo sei? Allora, qua c'è la giraffa la giraffa che mugisce, ma... Al cinema. Quando muori vai al menu così respawni dove hai salvato. Ah, ok, va bene. Non mi fido di te, ma va bene. Grazie. Ha senso, eh? Allora. Il mio obiettivo è là sopra. Ed è stranamente una chiave verde. Cioè, emana una luce propria. Siamo a 16 su 20. Ce la posso fare. Di qua? Entro oggi, eh? Insinuati. Ricarica. Ok. Vedi se qua c'è un passaggio o segreto. No, niente per ora. Ok. Dammi, ricarica. Ok. Allora, adesso, con calma.
Ragiona. Di qua, passaggio segreto. No. Però, no. Di qua, no. Come no? Come cazzo dovrei fare, scusami? Te lo ha salvato l'oggetto che hai preso? Sì, sì, l'ha salvato. Infatti siamo a 16 su 20. Salvo anche il gioco, così seguo i vostri consigli ormai, ragazzi. Usatemi, usatemi, istruitemi. Il mio obiettivo è là, è letteralmente sopra di me il mio obiettivo. Ma se io... Ma che cazzo? Questa non è una chiave, che diavolo è? Che cazzo è, ragazzi? Ma non c'è non c'è un modo per abilitare i cheats. Salta? Come salta? Dove salto? Super bulbo. Ah, dici che potrebbe essere un'arma distruttiva? Ma come cazzo ci arrivo? Forse da lì, perché poi mi spara di là. Ma no, c'è la rete. Ma scusa, come cazzo dovrei fare? È impossibile. Ah, di qua. Ok. Au. O no? Boh. Ho fatto bene? Ho fatto giusto? Sto rifacendo la stessa roba di prima? Ma se mi sparo un po' più là? Sì, vabbè, come ti pareva. Dammi sto cazzo di bulbo, va. No. Fermi tutti. È la strada giusta. Magicamente è la strada giusta. Non so come. Ok. Sì. Sta laggando malissimo il gioco oggi. Perfetto. Perfetto. Ora, credo... A che altezza vado? A mezza altezza? Non ne ho idea. E va bene, salviamo. Sì, mezza altezza per forza. Sparmi dentro. Ok, piano. Olè. Take a bulb converter. Press Q to drop a bulb. Teleport the bulb che... Ma cazzo, posso teletrasportarmi? Quindi posso mollare il bulbo? Posso mollare i miei bulbi per teletrasportarmi? Ah, ma allora vedi che era questo il modo per fare quell'altro enigma. Oh no. Bene, posso accarezzarlo? Va tutto bene. Ora, il problema è mungerti. No, non ci arrivo, vabbè. Punto respawn. Ecco il cheat che hai chiesto. Beh, oddio, un po' abbastanza inutile, Però, insomma, forse averlo trovato prima sarebbe stato più interessante. Allora, quindi il mio obiettivo è niente, ragazzi, dobbiamo prendere 4 bulbi, sono i 4 che mi rifiuto di fare. Mi rifiuto di fare perché sono impossibili. Uno di questi è di là. Qua ce ne sono 2, il gatto l'abbiamo già fatto, veniamo di là e rivediamo se riusciamo a farli. Provalo. Sì, in sostanza io posso droppare giù un bulb e se schiaccio il tasto T mi teletrasporto al bulb di prima, visto? È una bella dinamica, mi piace. C'è il guardiano? Lo definirei il guardione, però va bene uguale. Il gatto fatto l'abbiamo già fatto. Per leggere questa frase mi si sono intrecciati i neuroni. Ragazzi, io ve lo ripeto, sono dislessico, ma non sono dislessico come fanno finta le persone a dire. Io sono dislessico sul serio, quindi per favore, aiutatemi. Il cielo, Daxin ha sospeso Daxin per 600 secondi, miglior moderatore di Twitch Italia. Ok, di qua. E devo fare sta roba, ragazzi. Possiamo dunque utilizzare i bulb come punto di controllo, nel senso. Allora, intanto capire dove devo salire. Da qui? No, perché non va da nessuna parte. Oppure, no. Da lì? No. Da qui? Forse. Tipo, se mi sparo di qua e vado di là. Beh, è stato incredibile. Se guardi i due fasci, attenzione, di luce, sembrano le torri gemelle. È tutto sbagliato in questa frase.
proprio vietata questa parata. Ok. Ok. Allora, lascerò il bulbo nel punto più congeniale. Che è sto suono di grazia? Questo è un suono nuovo, non l'ho mai sentito. Che bestia c'è di là? Che ci frega? Eccoci qua. Ora io mollo giù un bulbo e ne prendo un altro. Sono un idiota. Ma che cazzo di suono è? E basta, sparami. Ora io mollo giù un bulb e ne butto giù un altro. È geniale. Ma l'altro me lo conta? No, me lo fa sparire, perfetto. Ok, così, così dovremmo essere. Cioè, se crepo riparto da qui, giusto? Ah, dite che è qualcosa di gigante? Allora io butto giù un bulb e ne... Ah, ma l'altro lo perdo. Minchia, no. E adesso qual è quello che mi conta nel teletrasporto? L'ultimo che ho posizionato, spero. No, ragazzi, tutto sbagliato qui. Non ho più bulb. No, ne ho uno, ne ho ancora uno. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Allora, al massimo della spinta è quello lì. Ma se io mi lancio di quanto male, dovrebbe sbagliare. Si può fare, si può fare. Ricarica. Come il primo di sotto. Ok, ok. Stavo volando giù. Vai. Ho rifatto lo stesso cazzo di errore di prima. Ma tranquilli, teletrasporto. Mamma mia. E che? E che? Però non ho più bulba. Bene. 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 Credo che io non debba andare di là, perché andare di là non mi porta da nessuna parte. Ma se vado di qua e mi sparo, smetto di soffrire. Se io vado di qua e mi sparo di qua, però non posso spararmi di qua, perché se mi sparo di qua non... Se invece mi... un bulb. Se invece mi lanciassi giù... Se mi lancio giù, vado di là, poi mi sparo... È una fissa. Allora, potrebbe essere... una soluzione, eh? No, ma siamo punto a capo. Mi spara di là... Ho esagerato. Non, questo suono io non lo riconosco, ragazzi. Non so che cosa sia, davvero, francamente. Mi inizio a cagarmi sotto. È una bestia che non ho mai sentito. Basta che... Vabbè, tanto non può entrare. Prova a lanciare il bulbo con la catapulta. Sei un cazzo di genio. Aspetta. È un'ottima idea. È un'ottima idea. Allora, vabbè, uno qua lo molliamo per sicurezza. Però aspetta. Ah, ma che cazzo? Ma se io mi sparo di qua? E niente, muoio. No, però forse a mezza altezza. No, perché riparto di là. Minchia, ma che gioco complesso, man. Dammi questo. Vediamo un po'. L'ho preso, zitti. Ce l'ho fatta. A caso, completamente a caso. Però vediamo se posso sparare il bulbo. Allora, mi serve... Dobbiamo fare un test. Allora. Carica, veloce. Lascialo qua. Si può fare. E ragazzi, è la fine. Si può fare. Quanti ne mancano? 3. Dai, cazzo, ne mancano 3. Uno di qua. Dai, andiamo a fare questo. Si può fare. Sì. Si può fare. Quindi lo faremo. Ok, adesso, esatto, questo qua è il nostro obiettivo. Quindi se io vado di là e sparo un bulb nel punto giusto, non ti incastrare, nel punto giusto, teoricamente il bulb viene lanciato e poi mi teletrasporto. Easy peasy. Quindi non devo lanciare me, devo lanciare il bulb. È geniale. Devo capire solo con che cosa lanciarlo. Credo con quello lì. Vedete che lì ce ne sono due?
Se ne sparo uno giusto, quello mi porta di qua. Da qualche parte di qua. Non so dove. Però il problema è arrivarci là. Forse una strada potrebbe essere quella di spararsi. Cioè, nel senso, Twitch contestualizza. Vai, 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 qua, X. No, 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 è tutto un errore, è tutto un errore, è tutto un errore. È stato un enorme errore. Classica frase dopo il concepimento. Allora, di qua, ora, ma se mi lancio qua, dove vado? Oh no, oh no, oh no, 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 no. Beh sì, beh sì, beh sì. Allora, adesso io metterei un teletrasporto. Sì, no, 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 sì, sì, beh sì. Quella, quella. Dove mi spara? Di là, boh. Andiamo. Proviamoci. Lancio il bulbo, provo col bulbo? Proviamo col bulbo. Lo metto nella X, veloce. È una pe... no, no, ho sbagliato. E ho anche perso un bulbo, ma non la dignità, ragazzi. Quella la tengo salda, stretta. Però, fermi. Fermi. Cristo. No, ragazzi, dai, ma come faccio ad arrivare? È impossibile sto gioco, ma che palle. Guarda! Allora, forse se vado di qua... Ok, poi vado di qua... Minchia, che macello, che macello, che macello. Allora, lasciamo qua un bulbo di... A bulbo. Buono, buono. Buono. Zitti. Zitti. Sempre concentrazione. Di qua. Vai, bello. Credo in te. Credo in te. Credo in te. Ultima X. Sparami. 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 Ottimo. Ottimo. Vorrei poter trascendere la fisica, la chimica, andare davanti a uno specchio, schiaffeggiare il mio riflesso e sentire dolore. Non è possibile, ragazzi, procedere. Andare avanti... Che è stato? Andare avanti così non si può fare. Quindi... Ditemi voi. Non vedo un cazzo, tra l'altro, in questo meraviglioso gioco. Che non finisce. Che non finisce. Dino cambia gioco? Ecco. Quando mi viene detto cosa fare, è lì che do il meglio di me. Perché faccio esattamente il contrario. Dino, sali sopra, finalmente. Finalmente un consiglio chiaro, conciso. Ho più o meno l'idea di cosa devo fare. Lascialo per ultimo. No. Ragazzi, con questa filosofia non si va da nessuna parte. Non bisogna procrastinare. E che cazzo? È la strada giusta? Ovviamente. Allora, lascio qua un bulb. Scaramantico. Così se perdiamo... Se perdiamo è fatta. Ok. Mi risparo di qua. No, non premo T. Se premo T torno in Dre. È fatta. Ora mi lancio. È fatta. Piano, piano. Ok, poi mi sparo di là. Ok. E la... Ok, perfetto. Lascia il bulbo. Non posso, sono incastrato. Bisogna accovacciarsi per non sbattere ogni volta. Ah. Fammi volare. Non così. Più o meno. Ma siamo sempre qua, ragazzi. Ma non si può fare sto livello. Perché devo salire qua sopra? Come cazzo faccio a salire qua sopra? Perché devo andare sul secondo punto. No.
Attenzione, ritorno qua. Perché sono per terra? Ma io avevo messo il bulbo là sopra, perché sono tornato giù? Ero tornato giù il bulbo? Non è possibile. Non aveva tutti questi dettagli. Il nuovo aggiornamento ha rovinato tutto. Minchia la pazienza che devo avere, però. Tutto da capo. Ma non so neanche se è questo il lato giusto, perché non mi ricordo un cazzo. È tutto uguale. Non mi ricordo niente. È tutto identico. Non si capisce mai dove bisogna andare. Guarda. Ma cosa servo? A cosa servo? Allora è questo? È questo. Però sono furbo, guarda. Lo sapevo io. Pezzo di merda di gioco. Lo sapevo io. T'ho fregato. Ok. Ho il controllo. Opla, Il doppio salto automatico. Ma possiamo correggere perché bisogna correggere. Allora, adesso io faccio come prima, il trucchetto di prima, così non devo stare a fare tutto il giro. Lo abbatto da qui. Non vedo. Sali! Gioco del cazzo. Mi dispiace. Io ci ho provato, mi sono rotto i coglioni. Basta. Perché veramente basta, ragazzi. Non si può, ok? No, mi dispiace, non me ne frega. Giochiamo all'altro. Vaffanculo a Zonomoli, è stato un piacere, addio. Allora, dovete votare tra The Backrooms 1998 e Psalm. Quindi, Andrea, fai partire il sondaggino, votate. No, un cazzo, no, mi dispiace, ma io non ho intenzione di perdere la salute per questo gioco malato. No. Quindi, il gioco sulle Backrooms o Psalm, il gioco su una salma che si chiama... No. Dino, sono 15 mesi che sono abbonato e sono 15 mesi che aspetto un saluto. Veramente, Nico? Incredibile. E lo avrai. Ma non oggi. Backrooms, su. Attenzione, 60% dice Backrooms. Attenzione, Psalm, 37%, 37%. Allora, tutti e due fanno stracacare sotto, quindi non abbiate paura, non abbiate rimpianti. Votate veloce. Attenzione, sì, vedo 59%, ci siamo. Backrooms, sta vincendo Backrooms. 58%, avete ancora 4 secondi. Votate, arriviamo a 30 secondi. Eccoci qua, 30 secondi, vince le Backrooms con 59%. Boom, via. Gioca. Partiamo. Fatto con Unity. Stessa cosa che puoi dire Carabba. Alla pula, alla gazzella. Scusate, ero fatto con Unity. Che gioco basic? Come che gioco basic? Ma se non lo conosci nemmeno, ma perché? This is a disturbing horror game. Play at your risk. Cioè, capisci? Giocalo se sei ricco, questo vuol dire. Allora, play tape, no jumpscare mode. Allora, non c'è in italiano, ma noi ce ne sbattiamo le balle. Forse in italiano c'è. Generals. Post processing effect. Graphics, control. No, non c'è in italiano. Vabbè, play. Initializing tape. Inizializzazione del topo. Running make noises. If you are... Non sto leggendo nulla dei consigli. Ok. Tratto da una storia vera. Ah, bella la intro. VHS, siamo nel 1998. Eccolo qui, il giovane Dino. Che cazzo era quello? Quello era un bullo. And we are rolling. Ah, mi ricordo quando ero uno skateboard. Nice one, Drake. Ah sì, la storia, è vero, la storia l'abbiamo letta nel trailer. Sto cretino
Mentre si sta filmando con i suoi compagnoni in una di queste piste. In queste piste australiane da skateboard, finisce nelle backrooms perché cade dentro un tombino. Questa è la vera storia di come. Ero lo skateboard, sì. Non c'è suono. Tanto che lo skateboard sono una delle cose più rumorose al mondo. Ogni volta che sento questi bambini felici, questi ragazzotti felici di giocare con il loro skateboard, mi viene voglia di prenderlo e spaccarglielo. Ovviamente in modo. Ah, così inizia. Ma l'audio. Minchia, no, fammi abbassare il volume. È game volume 1, cioè game volume 1 o 0? Mettimelo a metà almeno. Così un po' troppo. Toh, 50. A posto. Back. Return, via. Ma che è un citofono? Quando zoomo con la telecamera è un citofono. Ah, vedete, lui sente il mio audio, quindi quando arriveranno i mostri dovrò stare zitto. Bene. Salve. Hello? Un gioco fatto da un serial killer, perfetto. Ah, ho la telecinese. Qui era una torcia. Sembra un pipolo. Vabbè, lo raccolgo. Ma posso inginocchiarmi, sì. Take, examine, examine. Bella. Ah, la torcia marcata per... Ankle head pocket flashlight. Ma come cazzo son vestito? Però son pelato. Realistico. You find a ankle head pocket flashlight. Tasto F, immagino che io possa. No? Premi 1? Il tasto 1 di torcia? Non mi piace più. Ma cos'è sto effetto? Cioè, qualcosa che non va. C'è un riflesso della porta che non ha senso. Salve. Che c'è scritto? Esamina. Ah, put away, rotate. I made new friend, his name I think he was Lee or Liam. Ok, ma mi sono fatto un nuovo amico, il suo nome penso sia Lee o Liam. Don't remember. I'm playing at this house, but it's cold down here in the basement. Ah, stiamo giocando nella sua casa, ma fa freddo qua nei sotterranei. I wonder... When he let me go home. Mi domando quando mi lascerà tornare a casa. Bene, quindi un bambino prima di noi è finito qua dentro. Put away, put away. Questa è la mia risposta ai problemi. Però attenzione perché vedo che la torcia ha una carica, una batteria. E te pareva. Come cazzo corro? Oh, abbiamo un animaletto domestico, ragazzi. Lo chiamerò Rocky. No, no. Ho schiacciato sua madre. Si vede un cazzo. La torcia è inutile. Ci sono delle casse. Ok. Salve. Grab. Ica, quante meccaniche di gioco c'è? Put away. Grab, put away. Throw. Olè. 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 Cazzo, il traslocatore dovevo fare, non lo skateboardista. Doom is jam. Ok, devo rimuovere le barricate con... Potrei semplicemente adoperare un minimo di pressione per rimuovere delle barricate attaccate con dei chiodi, però... Non temo i ratti, mi dispiace. Sono uno di loro. Shift to run? Ecco, questo non mi piace. For a long period of time makes noise. Ah, quindi correre per troppo tempo fa rumore? Bene. Anyone around? Camera di mia nonna. Questa è la mia postazione da gaming. Allora abbiamo pila, batteria e piede di porco. Ottimo. No, eh? No, eh? No, eh? Ok. Ho vinto. Cazzo di suoni sono? Permesso. Salve. Non vedo un cazzo. Ehi là? Che è sto gas? Che diavolo?
You dirty footprints leave a trail. Ah, le nostre... No, perché le nostre scarpe lasciano un passaggio? No, dai, addirittura. Quante cazzo di cose... Quante cose mi devo occupare? Cioè, i nostri piedi lasciano il segno per terra. Guarda. È incredibile, le mie sneakers. Maledizione. E quindi cosa vuol dire questo? Che cazzo io qua non ci entro? No, non ci entro lì. Che è sto suono? Cos'è questo suono? Ok. Oh! Che è? Hello? No, sta zitto, zitto, idiota! Idiota! Ok, sembra non esserci nulla. Facciamo una roba, torniamo indietro. Torniamo indietro. Ah, la porta è chiusa. Meno male! Che il mostro indaga sulle impronte. Sì, sì, il mostro praticamente ci segue. Ci segue. Quindi... Ma come corre? Come uno stitico, ragazzi. Come uno che ha il pepe al culo. Però... Crunch, ok? Bene. Allora, l'atmosfera da Backrooms c'è. Forse un po' troppo... claustrofobica, però c'è. Possiamo anche nascondersi volendo. O forse no, aspetta, magari c'è qualcosa dentro. Come non detto. Intanto c'è la musica di sottofondo delle vecchie VHS dei telefilm come Ritrovamenti Alieni. Benissimo. No. Che c'è scritto? Little Thomas when he was younger with his... Vabbè, dicevo, Little Thomas con il suo preferito, la sua giacca preferita dopo aver mangiato la cena. Quanto è felice, ti amo X. Vabbè, ma si chiama Johnny, Thomas o X? Musica dell'anno. Oh Cristo, io già me la sento. No! Thomas? Tom? Tom? Non sono Jerry. Tom? Oh Cristo, vuole fare un gioco con me? L'ho già vista sta scena. Ma ho un inventario? Sì. Che schifo, è orrendo, l'inventario è una cosa orrenda. Ok, la batteria è a metà, teniamocela. Che succede? Perché la mia ombra è fatta a pixel? Quella è una mano, oh no, oh meno male, per fortuna. Non è una mano ragazzi, è un feto. Che fortuna ragazzi, per un attimo mi sono spaventato. You can open your inventory and pressing by tab or pressing E. Ah no, uno, ancora. Examinate. Bello. Ah. Put away. O rotate. No, non rotate, va. Ehi là. C'è una persona. È un manichino. Ma basta sti cazzo di manichini. È un manichino femmina però. Attenzione, la nostra vita sta per cambiare. Ce n'è un'altra, una contendente, ma certo. Questa però ha dello scotch sulla bocca. È stata educata. Quella è senza testa. E senza un braccio. Le cose non sono andate come previste in questo matrimonio. Questa è senza mano, legge del taglione. Se vi muovete vi tiro un pugno, ovviamente goliardico, eh? No. Ditemi che l'avete visto, per favore. Ditemi che l'avete visto. Avete visto? Minchia, ragazzi, no.
Ok, chi Clarissa si è mossa lei? Ma erano quanti erano? Non li ho contati, mannaggia il cazzo mio. Allora, non abbiamo più batterie, quindi utilizza sta cazzo di roba. Come si fa ad usare? Uno e usala. Come si fa? Ah no, la toa, questo devo usare. Combine, a posto. Non sta usando la batteria. Devi usarla. Combina con questa. Fallo. Con uno. Oh, mezz'ora. Ma che cazzo di cosa sto premendo? Ha combinato? Quanto ci sta mettendo a combinare? Per combinare qualcosa quanto ci mette? Ok, via la luce. Madonna mia. No, è anche gli effetti paranormali. Oh Gesù! La mia preferita! Ma che cazzo è? Minchia. Non muovere la testa. Ora mi giro, non c'è. È ancora lì. Ah, adesso non parla però. Il nostro eroe non parla più. Prima era tutto guys. Non mi voglio girare. Me lo trovo dietro. No, non voglio prendere le chiavi. No. Pick up door key. Ok, abbiamo trovato le chiavi di una porta. Quale porta? Non c'è più. Adesso non c'è più. Guarda che non c'è più. Porca di quella puttana. Ok. Non siamo amici. Non c'era bisogno di lanciarmi le sedie. Eccola lì. E te pareva? E ha sempre avuto uno spirito ribelle che la disse. Guardalo. Senza braccia e senza testa, tra l'altro. Come ha fatto? Non si sa. A calci. Quelle sono orme. Di un bambino. Porca! No. Al buio no. Non posso passare. Credo di farcela, ragazzi. Sto gioco è più inquietante del previsto. Che è stato? Che è stato? Mi hai toccato? Ah, ha perso la testa per me, tranquilli. Ha proprio perso la testa. È una pessima idea, ma direi di correre. Bene, c'era un bambino, il piccolo Tommy senza testa che correva. Correva in giro per le stanze. Ok. Sento una strana voce. Perché sta sfarfagliando la... No. Ok, se mi ricordo qualcosa delle backrooms, teoricamente quando la telecamera inizia a sfarfagliare vuol dire che l'entità è da noi, è vicina a noi. Che Dio ci assista. Ho visto una testa uscire da qui? Bene. Le braccia del manichino. Perfetto. Il cappotto giallo di Tommy. Bene. Killer. Sta zitto. Taci. Non parlare. Stava raccontando tutta la storia del gioco, ma ehi. Chi sono io per... È una pessima... Che amici di merda che c'hai? Guarda lì! Eccolo! Ehi! Va tutto bene, bimbo! Va tutto bene, bambino! Ah! Ragno? Orca troia! Shh. E là? Dove sei?
Vabbè, ragazzi, è un bambino, voglio dire, al massimo che può fare, cioè, gli tiro un calcio, nel senso. Capito? Ho sprecato già tutta la batteria. Non va bene, ho già sprecato tutta la batteria. Eh sì, ho un piede di porco comunque. Non mi piace. Non ho avuto reazioni perché la reazione l'ho avuta all'interno del corpo. Eccoci. Buonasera. Hello? Don't make a sound. Posso sentirti? But no eyes. Ma non ha gli occhi. Ok, non mi può vedere. Non mi può sentire. Va bene, da questo preciso istante inizierò a bisbigliare. You have found a black spray paint gun. E che vuol dire? Premi F. F per sparare la vernice. F di vernice. Ma porca puttana. The hell is this? Ok, sono sempre stato un po' un artista, ragazzi. Lo ammetto. Allora, se noi ci troviamo in questo punto, preciso, ok, e dobbiamo arrivare a questo punto, noi passiamo dritti per di qua. Però se abbiamo un impedimento qua, che ci taglia, a questo punto noi dobbiamo scegliere se girare e andare su, oppure se scendere e poi andare a sinistra o a destra. Mi state capendo? Potremmo nel mentre oppure proseguire dall'altra parte. Ma come di no? Che sto facendo? Che ho fatto? No, è uno schema, ragazzi. Ho sbagliato? Porca puttana, no, scusate, me ne sono accorto adesso. Non volevo. Allora. C'è... padre, ma mi è venuto un infarto. Perché? Non posso spruzzargli in faccia. Stand close to the wall to sprint. Ah, ok, mica proprio piccoli i menu. Ho salvato? Bene. Non è mai positivo quando un gioco ti fa salvare. Che è sto effetto? Perché si sta sminchiando la visuale? Parla piano, imbecille! Io non riesco a sopportare l'ansia, ragazzi. I miss you, don't make a sound. Allora, ragazzi, dove vogliamo andare? Andiamo di qua? Chiamiamolo l'incrocio? O andiamo di qua dove c'è la stanza dei colpevoli? Decidete voi. Vado dove cazzo volete voi. Incrocio o stanza dei colpevoli? Devo schiarirmi la voce, scusate. Incrocio? Incrocio, sì. No, non vado all'incrocio, ragazzi, c'è qualcosa lì. Clarissa, no. Bastardo. Chi ti ha fatto questo? Oh, buon cielo. Penetrata. Minchia. Quante cazzo di stanze? No, zitto, idiota. Idiota, zitto. Allora, qua ci sono già stato. Qua ci siamo già stati. Qua ci siamo già stati.
door is locked from the other side. Ok, che culo. Buono. 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 Oddio. E che è? No. 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 Stanza dei colpevoli. Non mi interessa, mi dispiace. No, no, no. Your path. Marca il tuo passato. Ma o Marco, Marco il tuo passato. Marco il mio passato, che vuol dire? Watch for footprints blood. No, non con che pantaloni, ma mangiami veramente. Nasconditi. Arrows can guide you. Ah, le frecce possono guidarti. I see you. I see you. Joanna. Non respirare, bla bla bla. Vabbè, quindi l'unica strada è quella. È il gioco del cazzo, perfetto. Io che pensavo di star facendo dei progressi. Ehi là! Ma quella c'era prima? Non ne ho idea. Ok, io ragazzi però avrei bisogno della luce. Non posso andare avanti nel gioco senza luce. Così prima. Ma cambiano? Le stanze cambiano? Non va bene che cambino le stanze, ragazzi. Non va bene. Non va bene per niente. No bueno. Ah. Ah. Che cazzo? Cosa? Ma che è uscito? È solo sangue, non è il tuo. Tranquillo. Ma che cazzo ho combinato? Ok. E là, piccolo. La porta è chiusa. Ha bisogno di una chiave per essere aperta. Chiesto infarto. Non ho letto. Dexirol. Ok, c'è un bambino. Grazie, bestiaccia, comunque. Mi sono spaventato meno del previsto perché ero talmente tanto troppo concentrato. Ah, vabbè, è vero, abbiamo il piede di porco. No. 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 Non mi piace. Allora, devo scappare e tornare indietro. Se qualsiasi cosa ci c'è fuori da qui, io scappo e torno indietro. Non mi piace, sto gioco ragazzi mi sta mettendo un'ansia devastante. Credo che sia uno dei giochi più ansiogeni che io abbia mai giocato, eh. Lo dico tranquillamente. Ora io immagino che lascio le footprint di sangue. No, 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 no. Che cazzo è? Ah ok, è la mia X, è la mia X, è la mia X. Io lo so che non certa partirà uno di quei jumpscare succulenti proprio veramente. Perché sta caricando il gioco, lo sai, senti proprio la tensione che sale pian piano. Ok, ok, siamo tornati qui. Non devo far rumore. Non devo far rumore, shh. È una pessima idea, è una pessima idea. Perché la luce è rossa? Stavano sviluppando delle foto? Foto dei piedi? No. Slipping on pies, glass and garbage can make noise. You should never... No, non devo far così. Ok, non devo passare qua sopra. Che cazzo è questo? Ok.
passa. No. Ok, non devo far casino, ragazzi. Se passo qua sopra... Certo, non far casino, però questo... Hello? Ecco, ci siamo. Allora, con calma, ragazzi, con calma. Con calma. Minchia. No. Sta per sbucare. Oddio, un corridoio in un horror. You can use RT to peek left or right? Adesso me lo dici. Ma quanti cazzo di tasti ci sono in sto gioco? È una pessima idea. Non vedo. Bene, buono. Un busto semivolante. Guys, un cazzo, you idiota. Think this is funny? Sì, è tutto uno scherzo. Oh, Gesù. È tutto uno scherzo, ovviamente. Mi pare normale. Ah. Serrate la mascella, ragazzi. No. Ah. I see you. Bono. Drake? No, è dietro di me. È dietro di me. Anyone? È dietro di me, io non mi giro. Oddio. E mo? Che vuol dire I see you? Ma è un vicolo cieco. Oh, Cristo. Corri, è l'unica soluzione. Acerotto, strappa via tutto. Via. Sii uomo. Ma non era così. What the hell? Ma non era così, non ho la luce, non vedo un cazzo. Buono. Ehi là? Questo mi corre addosso. C'è un corpo, c'è un'entità. Orca troia. C'era. Non vale. Sto soffrendo. Minchia, che pessima idea. Io che volevo farmi un bel pomeriggio sulle piste da skateboard. Allora, mi sembra un momento abbastanza scriptato, quindi ho visto... Oh, buono. Qualcosa con la pendolite ha fatto cucù. Lo faccio anch'io. Ho vinto. E là? Ma perché ho in mano la... Perché io in questo momento ho la telecamera in mano? This is fucked up. Ma dai, ma veramente, adesso te ne sei accorto? La porta. Orca troia! Grazie mille, ragazzi, per il vostro supporto monetario. Bene. No, non mi piacciono i corridoi. Ci sono troppi corridoi in questo gioco di merda. Can't be real. Sì. Invece lo è, corri. Merda. Ok. No. Perché c'è una freccia che mi indica di tornare indietro? Ma che cazzo? Ma come è successo? Sono tornato qua! E cosa devo fare? Devo seguire la freccia? Ma non ha senso. No, ho sbagliato l'uscita al casello, ragazzi. Scusami, secondo me se ritorno qua cambia di nuovo. Ma no, siamo tornati qua, ragazzi, ma non è possibile.
Non ha senso, non ha senso, ragazzi. Non penso ce lo faccia rifare. Quando c'è lo sforferito della camera, cambia lo scenario. E questa da cosa l'ha intuito? Perché sfarfalla ogni due secondi la telecamera, quindi... Hai notato che c'era uno sfarfallio? Porca tro... Cimice dei letti, quella era una cimice dei letti. This is fucked up. I need to get out of here right now. Sono tornato al sicuro della nostra dimora. Ma quindi? No, niente, ragazzi, devo andare di là. Sto palesemente impazzendo. E per forza. Però che ore sono? 59, abbiamo ancora un minuto per trovare la strada. Se di qua non è... Qua c'era il casino col bambino. Il casino col bambino. Qua non posso correre, tra l'altro. Perché non posso correre qua? È cambiato qualcosa? No, sembrerebbe di no. Corri! Corri! Corri, per l'amor del cielo, corri! Ma come cazzo? Che voce? No, nasconditi! Nasconditi! Oh my god! Non vedo. I better stay quiet. I need to control my breathing. È fatta. Io non lo temo. Allora, che cos'era? Avete visto che cos'era? Perché io ero troppo preoccupato ad urlare, a sbattere lungo la destra e sinistra. Se possono guidarti. Tua madre, quella sera, poteva fare tutt'altro, e invece ha scelto. Object updated, follow blood trails. E certo, ma è lui che le spruzza? È lui che spruzza sta... Ok. Cristo è qua. Patrick, la stella marina! Vabbè, ma non fai paura, ciccio! Ma per chi mi hai preso? Adios! Perché non corre? Ah! La porta non c'è più! Oddio, scusa! Ma che sta facendo? Arrivederci! Zanzara! L'ho uccisa! È una bella giornata. No. La prossima volta, ragazzi, lo continuiamo. Sembra essere un giochino niente male. Lo stress però procurato mi ha sballottato un po', devo essere sincero. No, non fa paura, sì, cheat. Minchia. Ma è l'audio il problema, ragazzi. Il fulcro, l'elemento distruttivo è l'audio. Se tu togli quello, è fatta. A voi amici di TikTok, grazie mille, se volete ci trovate qua in live su Twitch, adesso chiudiamo, ci rilassiamo e torneremo in live domani, domani c'è Minecraft Horror, incredibile, altra...
Altri grandi. A Minecraft, ovviamente, completamente moddato con 53 mod infilateci dentro. Trasformo quindi Minecraft, il gioco family friendly per eccellenza, lo trasformo nel vostro incubo peggiore. Quindi domani siateci, che facciamo la seconda puntata. La prima è andata malissimo, grazie a Herobrine e diversi altri individui che non saprei neanche come definire. Quindi siateci domani alle 21:30. Per adesso io la chiudo qua. Intanto, qua exit, per Dio. Ok, fatto. Mentre voi ragazzi di TikTok siete, cioè i ragazzi di Twitch siete, insomma, ecco, sempre voi, sempre voi. Allora fammi terminare qua la live. Olè, a posto. Buono. Live terminata, a posto. Oh, aspetta che chiudo qui. Buono. Buono. Non mi stanno simpatici quelli di TikTok come voi, ve lo dico però, non voglio ovviamente sminuire, non mi stanno simpatici come voi, no. Ah, musica please, sì, musica, per forza ragazzi, necessito anch'io effettivamente, l'ultimo jumpscare è stato poco jump, è stato un very scare. Megalofobia, immagini che possono spaventarti con la musica. Certo, perché no? Perché non vedere pure sto video? Bene, bene, bene. Attenzione, Nicolò Balini ha provato il cibo stellato più economico al mondo. La guida Michelin un giorno fa. Sarebbe da vedere questo video, sarebbe carino. Aspetta. Siamo così. Per adesso. Oh, un po' di musica di sfondo. Bene, Dino, siamo a 977. De che? Di jumpscare contati? Siamo 2477 persone, non capisco cosa tu intenda dire, perdonami. Sei migliori soldi spesi? Grazie, mamma. Dino, ho saltato la tua diretta di stasera, come faccio a guardare la live? Con gli occhi. Ah, dei sub. Ah, oddio, wow, attenzione, ci siamo quasi ragazzi, ci siamo quasi, avrete la vostra esplorazione notturna, dove finirò nelle backrooms sicuramente. Ah, guarda The Kingdom, che è The Killing Antidote su Steam. Guardi The Killing Antidote su Steam. Non c'ho voglia di Rectarate. Posso riposare due nanosecondi, ragazzi? Non c'ho già voglia di ributtarmi a guardare altri trailer di altri giochi horror. Se no, è finita. Ti consiglio di ripassarti come giocare a Minecraft. Perché la prima live è stata praticamente te che cerchi di capire come funziona tra tasti e funzioni. Sarebbe più carino da guardare se già sai almeno le basi. La mia risposta è no. Dino, allattami, e in questo momento non posso. Ti ricordi la bellezza di Bamban 1? Sicuramente quando ti era piaciuto da 1 a 10. 1. No, il primo Bamban devo dire che è stato carino, però ragazzi io credo che Bamban rappresenti un po' quello che c'è di sbagliato nel concetto horror dei giochi indipendenti, cioè dei giochi buttati lì per fare visualizzazioni, per fare più che altro... cioè non è l'intento di creare un prodotto buono, è l'intento di spillarti i soldi, cioè mi dispiace ma Bamban non è come Poppy Playtime, non è come... come possono essere i diversi giochi sulle backrooms, cioè si tratta di uscite periodiche a 4 euro, 9 euro l'una, quel cazzo che è, di giochi che potrebbe, cioè parliamoci chiaro, questi Garden of Bamban li poteva rilasciare tutti insieme perché li ha già preparati, sono già pronti, fatti e finiti, ha deciso di spezzettarli apposta, alcuni durano di più, alcuni durano di meno, per carità, ma li trovo, i primi due li ho trovati dei progetti con un senso, successivamente questo senso per me è andato un po' puttane, quindi è diventato tutto più che altro un cerco di vendere, e siamo arrivati al settimo capitolo, ragazzi, sette capitoli di Garden of Bamban, e voglio dire, gli unici belli sono stati il primo e il secondo, gli altri sono ripetizioni a manetta delle stesse dinamiche, non fanno più paura perché ci sono sì quei momenti in cui c'è il momento jumpscare, però non mi dà la stessa roba, perdonatemi, ma sinceramente... Sì, soprattutto il 6. Sinceramente mi scade come prodotto. Mi scade come prodotto veramente tanto. Blair Witch è bellissimo. Sì, Blair Witch è molto figo. Il film, il gioco no.
La serata Retro Game l'abbiamo finita perché... sì, perché sì. È molto scadente, sì, ma non lo dico con cattiveria, cioè non voglio fare il criticone che perché la difficoltà nello sviluppare un gioco non è poca, però... anche a livello tecnico Garden of Banban non è un buon prodotto, quindi non mi sta piacendo, cioè giocheremo gli altri capitoli ormai anche per capire come va a finire la storia, che tra l'altro non si capisce un cazzo manco di quella, però ripeto, rispetto a un Poppy Playtime che in ogni capitolo si è evoluto, cioè guardate Poppy Playtime 3 e guardate Poppy Playtime 1, sono due mondi diversi, però tu vedi che c'è un'evoluzione, ok? E, qua io non ci vedo niente, io vedo sempre lo stesso gioco. Sempre lo stesso gioco, fatto con poco mordente. Come stai? Adesso sto male dopo che Yuki mi ha detto Suka. Adesso sto male, ma veramente sono disperato. Mi sento bullizzato, direi. Quindi parto una denuncia, mi dispiace. Sì ragazzi, rintraccerò questa persona e partirà una denuncia. So che non c'entra niente, ma a quanto pare Wukong avrà anche l'italiano. Ah, io invece volevo giocarlo in cinese semplificato. Red Dead Redemption 2 ti piace? Sì. Soprattutto la parte Dead di Red. Dead. 2. Redemption. Red. Dragon's Dogma? Sarà in coppa alla fine. No, non è in cooperativa Dragon's Dogma. Infatti, ragazzi, lo portiamo venerdì, lo proviamo. E vediamo com'è. Però non vi garantisco di farci una serie, anche perché da quello che ho visto, da quello che ho sentito, da quello che ho letto in giro, mi sembra essere un gioco che richiede un minimo un 400 ore di tempo libero a disposizione. Io queste 400 ore non ce le ho, quindi se... E ricalca tra l'altro il primo Dragon's Dogma, riportando tutte le problematiche del primo, perché lo esaltano come gioco e lo rendono unico. Vediamo ragazzi, vediamo, perché mi ispira un botto, il sistema di combattimento sembra figo, però ragazzi io non ho più tempo per dedicarmi così tanto a un GDR, infatti anche il DLC di Elden Ring mi mangio le mani, perché ragazzi io non so come fare, perché lo voglio giocare, però non so se riesco a portare, cioè ci faremo sicuramente una bella Rage Night su Elden Ring, forse una piccola serie ci sta, tra l'altro ci sta venendo in mente qualcosina anche per le Rage Night, però... Non credo che sarà il nostro contenuto migliore dal punto di vista, diciamo, di continuità. Non c'è il viaggio veloce come nel primo, lo so. C'è anche già lì, c'è anche lì. Hai visto Shogun su Disney Plus? No. Ho visto la copertina di Shogun su Disney Plus. E l'ho scambiata con la copertina del gioco, Shogun, che non è su Disney Plus. Se ci fai caso, la scena dove vola la sedia c'è il manichino senza gambe è la stessa di Rotten Flesh. Però mi sa che Rotten Flesh è uscito dopo, eh. Comunque, ragazzi, concettualmente le scene horror sono sempre quelle. Poi sta nella genialità dell'artista slash programmatore slash game designer di modificarla per me una cosa fondamentale. Allora, il videogioco horror è forse quella cosa che più si deve avvicinare a un film in termini di, non di gameplay, perché un videogioco quello che deve fare un videogioco horror è spaventarti oppure immedesimarti e metterti ansia. Forse secondo me è ancora meglio il concetto di ansia, metterti stress, non per forza paura. La paura è difficile da evocare come emozione, e tra l'altro il climax assoluto la paura è appunto il jumpscare, il momento in cui ti fanno cacare sotto, il momento in cui urli, però lì rilasci, butti fuori. Quindi continuare a farti fare questo su e giù di emozioni secondo me non è così spaventoso. Bisogna che ci sia un sempre crescendo di ansia finché tu non ce la fai più, e qualsiasi cosa, un suono, veramente anche esterno al gioco ti mette caga, lì funziona il gioco horror. E per fare questo, per me deve seguire concettualmente un film, sì, tipo The Complex, esatto, deve seguire i concetti di un film, cioè deve avere quella regia giusta, non parlo di sceneggiatura, parlo proprio di regia, cioè che qualcosa ti deve cogliere lo sguardo e ti deve far dire minchia, sembra vero, o comunque
mi riesco a immedesimare, e questa cosa può funzionare in qualsiasi forma di grafica, può essere quella retro PSX, può essere la pixel art, può essere, basta che ti riesca a immedesimare, basta che ti porti all'interno del gioco. Ovviamente gli FPS horror, cioè i giochi in prima persona horror, sono quelli che più ci riescono, però ad esempio questo è fatto bene perché ha un sacco di meccaniche interessanti. Ok, telecamera, concettualmente tu appunto la telecamera, la torcia, c'è la possibilità di sporgerti, la possibilità di scrivere sui muri con la bomboletta, cioè ci sono meccaniche che ti immedesimano in quella che è un'avventura survival horror e tu ti senti nella merda. Però se i jumpscare fossero solo, cioè, se alla fine scopriamo che questo Backrooms 1998 è semplicemente Patrick La Stella che ti viene addosso con i tentacoli così tutto il cazzo del tempo, si rovina completamente, non è più horror. Diventa scappa dal mostro. Ed è un'altra cosa. Diventa il solito gioco all'amnesia. Cioè il mostro che ti insegue e tu devi scappare. Quindi bisogna saper fare le scene bene. Se tu sai fare bene quelle scene lì, e quindi riesci magari con due inquadrature, tipo quando stavamo camminando, pezzo in cui mentre io stavo filmando con la telecamera davanti a me c'è l'ombra del manichino, perché con la torcia la sto puntando, e quest'ombra si muove, quella è genialità. Quella è un'ottima scena horror. Perché lì ti metti inquietudine. Perché tu hai qualcosa di familiare, sai che lì c'è l'ombra della roba e qualcosa ti passa dietro. Però è dietro di te. Cioè, giocare con l'inquadratura in questo modo ti mette caga. È così che si fa. Così fai i giochi horror. Bisogna vedere se sta roba poi la porta fino alla fine, The Backrooms 1998, o se è soltanto l'inizio, poi sti cazzi. Tomb Raider, che cazzo c'entra Tomb Raider? Facciamo una prova a non ridere, ok. Sì, Penumbra l'ho giocato, però ragazzi, eoni fa. Dai, stemperiamo con un Try Not Laugh. Try Not Laugh Impossible, vediamo. Secondo me non è impossible. 12 giorni fa, ma questo l'abbiamo già fatto? Non lo so, vediamo un po'. Aspettate che qua ci sono come al solito le pubblicità del film Monkey Man, l'uomo scimmia, dal 4 aprile al cinema. Ovviamente un'opera d'arte, Jordan Peele, ma che è? Da regista di, non ho letto, Dev Patel, beh va visto. Non c'è l'audio ragazzi perché per non finire nel copyright. Ah, ma sono i nostri amici indiani, Monkey Man. Dal 4 aprile. Ma basta con sto Google Chrome! Quanto è difficile guardare un video di YouTube? Tanto, tanto. Salta pubblicità, per Dio. Allora, eccoci qua. Stemperiamo, dai! Ho già capito come finisce. Non dovete ridere, ragazzi, perché se morite... Se morite. Se ridete, morite, volevo dire, però vi ho bruciato il finale, spoiler. È incredibile. Sto già ridendo, vergognati. Questo è Gravity Shaming. Ma povera bestia, ma caccialo fuori. È un topolino. No. Sapete cosa mi ha fatto ridere di questa scena? O sorridere? O comunque mi ha fatto un po' appunto crepitare il cuore? In questa scena del gatto? Sapete cosa mi ha fatto ridere? Non l'idea che forse si è fatto male. Che quella sì, un po', però... No, il ragazzo che vomita dopo aver bevuto la lattina. Oh my gosh! What do I do? Allora, aspettate un attimo che mi è venuta in mente un'altra cosa. Ragazzi, sì, mi fanno ridere i rutti. Che ci devo fare? Facciamo così, va. Un po' più carino. Puttana vacca. Ma scusami adesso, ma porca puttana, ma secondo te, ora con tutto il rispetto possibile, ma tu vedi un'auto che si guida da sola con dentro un fantoccio e uno scheletro, ma secondo te che cazzo ti metti con la torcia a guardare? Passa avanti, anzi sai cosa avrei fatto io, perché dato che sto lavorando? T'avrei pisciato nella bibita. Che
Che è successo? He falls down all by himself, perfectly landing. È uguale. Ok. No, ha ammazzato una papera. Vabbè, ma devo ridere. Ci risiamo. Per adesso sto vincendo. Non c'è nulla che riesce in qualche modo a... Oh mio Dio, no. Ah, le stelle sono il nostro unico limite. Gli hanno sparato, cos'è successo? Ma perché si è spruzzato? Cos'è? Cioè, si è spruzzato del profumo, dell'alcol puro sopra la bolla del piede. Non ho capito cos'è successo, no, fermi, non sto ridendo per quello che ho visto, ma perché rido qui quando non capisco rido. Cosa cazzo è successo? Perdonatemi. Ma non ho visto cosa succede. Ma cosa è successo? Il gatto? C'è un gatto? Cristo, c'è un gatto, non l'avevo visto. Ma basta, basta! Ah, si spaventa perché ha visto una squadra di calcio. Ah. Yup, I guess. Cristo. Allora, se al posto delle lenzuola lanciavano una sedia, ero piegato da ridere. Ma non è successo, quindi sto vincendo. Figa, porco due, sti cazzo di gatti. È un inferno. È da quando è nato internet che continuano a mettere. Basta! 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 Quel palo non c'era prima, ce l'hanno messo dopo. Il volume. Beh, però. Sandwich. Primera ciamba. Era, non so dove fosse quel posto, secondo me era il Mar Nero. Ma quello è lì. Mi primera ciamba. Ma quello è lì che della ciamba io me innamoré. Mimia. Quella era la famosa ciamba della canzone. Che è sta roba? Cristo, sembra finto. Hey guys, welcome back to a new video. Today we're in a Walmart. We're gonna be robbing the store. Ah, gli asiatici. Mi sto pisciando. Micio. I gatti non fanno ridere. Andrea, spiegaglielo. Io no. E basta con sta ciamba. Ma quello è lì che della ciamba io me innamoré. Porca troia, lo sapevo che finiva così. È sparito tutto, guarda, incredibile. È una pessima idea. È una pessima idea. No, quel cazzo di pesce palla. Tanto è morto per i nostri peccati, perché quella scena tanto goliardica del pesce palla, del meme del pesce palla, dopo quella scena lì lui è stato ucciso. Il pesce palla, intendo. La lotta greco-romana. Io? Ma scusami, il cane ha fatto... Oh, fermi. Ma è il cane che parla. Io?
Ah beh, classica, una classica mentalità canina, giustamente. No, i bassotti no. No, i bassotti no. Che bastarda di scimmia! Che libererei un esercito di bassotti in questo momento. No, no, le galline con le braccia no. Dato una lattiene. No, no. Questo era progetto IRL, non dovevate vederlo. Un piccolo... se mette questi suoni, Cristo. Vai! Anche il cameraman, incredibile. Excuse me, sir. Che schifo, ho vomitato tutto. Per adesso per me è la migliore. Però non sto ridendo ancora, vedete? Stoico. Inespressivo. Adesso esplode il pollo. Vabbè, è un pollo, è un gallo che canta. Meno male che lo fa. Va bene. No! L'ho già vista, so che succede. Che schifo. No, 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 no. Ah, adesso dietro la bambina è marrone. Ah. Ma questo non è. Questo non fa ridere, questo è carino. Che? Porco due, che è successo? Perché saluta mentre ride? Questo, no, questo ragazzo è un attacco di cuore camuffato, però. Ah, ma questo è quello che fischia. Figa, io non sopporto la gente che fischia così. Cioè, io penso che insieme alle zanzare, la cosa più odiosa che sia stata creata al mondo è la gente che fischia così. Non li sopporto. Cioè, io odio i suoni forti, odio i fischi, quelli che stanno... non li sopporto. È una cosa che proprio mi dà fastidio. Mi dà veramente fastidio. È un meme italico. Ma assolutamente, come lanciargli un piatto in faccia, però che c'entra? Lui è bellissimo comunque. Va, fermalo. È la combinazione del fischio e della risata di Mario che rende tutto quanto Nintendaro. Che cazzo di coccodrillo è quello? E basta ancora? Quello è uno scarafaggio? A mali estremi. Estremi rimedi. È morto, sì, Dax. Ah, è spavento. Ma che cazzo? Ne voglio 10. Che si accendono allo stesso momento di notte. È nata una seconda volta la signora. No, ma mi aspettavo di tutto tranne che un'anziana. Ma poi c'è lo splash che ha fatto per terra. Ah, i nostri amici asiatici. Oh! Oh! Un Tug Life. E giustamente Garfield se non mangia la lasagna. Un monaco che cade? Che sta portando del tè. Che succede? No! La censura! La censura! La censura! Non ho visto! E non lo vedremo mai, ragazzi. Comunque ho palesemente vinto, ho avuto il controllo totale della situazione, non ho mai... Amore? È andato. No, comunque il vincitore di questo video direi che è il cane che caga con la bufera. Se volete lo andiamo a rivedere perché è stato un momento altissimo. Per il resto devo dire che non ci sono stati grandi... Non trovo più il cane che caga. Ah sì, eccolo.
Però rivederlo una seconda volta non fa lo stesso effetto. È incredibile, ragazzi. È strano. Il problema qual è? Che tu guardi questi video qua, che vengono tutti quanti già bene o male ripostati su TikTok. Quindi bene o male sta roba già l'hai vista. Quindi bene o male non fa ridere. Perciò bene o male è difficile trovare qualcosa di effettivamente... Cioè qua c'è roba di 2-4 anni fa che probabilmente sappiamo a memoria ormai. Cioè i meme, i memes, ma ancora peggio dei memes sono i... Com'è che si chiamano? I... Non viene più il nome. I? Merda. Prova Psalm. Certo, adesso, per 2 minuti. Dai, Dino, ci dai la buona... Dino, ci dai la buonanotte? No. I Vines, ecco, esatto, i Vines. I GIF. No, 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 i Vines, i Vines. I Vines erano praticamente dei siparietti comici recitati. Che alcuni facevano estremamente ridere, altri proprio no. Cioè, o ti facevano ridere o li odiavi. Cioè, non c'era una via di mezzo. Ti mancano? A me non quasi mai piacevano. Gli Ast Movie sono arte, ma quella è per pochi. I Vines, ragazzi, sono appunto siparietti comici. Cioè, è gente che recita. Sono siparietti recitati. Tipo, adesso si fa coi meme, che cazzo ne so... Pov stai aspettando l'autobus e c'è qualche immagine particolare di una bomba atomica che scioglie delle persone e quindi quello lì è un memino, no? Invece il Vine sarebbe proprio un ragazzo, una ragazza che recitano il ruolo di quello che sta aspettando l'autobus e poi una bomba atomica lo scioglie. Ma quando? Boh, è successo, ma che cazzo ne so, sarà successo 2-3 giorni fa. Ma ragazzi, ma che ne so io, ma che domande fate? Metti un po' di Jackass. Jackass non mi fanno molto ridere, sono sincero. Sai perché? Perché mi fanno ridere. Allora, gli stuntmen non mi fanno ridere in quanto loro cercano di farsi male. Fa ridere quando la gente si fa male senza farlo apposta. Tipo l'anziana signora di prima che è caduta con l'autobus. I gatti non fanno ridere. Non fanno ridere. Non fanno. Il 90% dei gatti non fa ridere. Non fa neanche tenerezza, sono gatti e basta. Dino, guardavi Paperissima? Purtroppo sì. Andiamo a Napolis la prossima settimana? Vediamo. Io continuerei questo Backrooms, vediamo un attimino com'è. La sciura che cade fuori dal bus è la migliore. È abbastanza. Perché non mi piacciono i gatti? Perché non hanno la carne buona. Preferisco i cani. E con questa meraviglia, buonanotte. Ci vediamo domani alle 21.30. Mi raccomando, ragazzi, siateci che c'è la serata horror. L'horror, quello incredibile con Minecraft. E niente, ragazzi, io vi voglio bene. Grazie per tutto. Ci siamo quasi, guardate qua, ci siamo quasi. Attenzione, ci siamo quasi ancora un po' di più. Quindi probabilmente settimana prossima che abbiamo confermato l'esplorazione notturna, IRL, perché abbiamo raggiunto il nostro goal, inizieremo quella che è la programmazione definitiva. Io, il maestro e Daxin ci organizziamo per bene, vi facciamo sapere tutto. Comunque, qualsiasi cosa vi informiamo sui social, preparatevi. Perché sarà qualcosa di, non dico nuovo, perché in realtà le esplorazioni urbex sono già state fatte, però in live con l'interazione con voi no, è un pelo diverso, perciò sarà bello, ragazzi, sarà bello, sarà litigarello. Buonanotte, ci vediamo domani, bestiacci, grazie per tutto, ciao.